Oh, AC Milan! Ciao ragazzi, allora bentornati, benvenuti sul nostro canale I Milanisti, pagina, canale YouTube dedicato completamente all'AC Milan. Ma oggi ho deciso di fare uno di quei video che c'entrano e non c'entrano con il canale, ma c'entrano sempre con l'AC Milan. Da dove nasce il video che voglio fare oggi? Anzi, il video che vedrete oggi. Nasce praticamente da un mio intervento su un forum datato un bel po' di anni fa, in cui io sostenevo che un giovane lollo sosteneva che Christophe Dugarry, giocatore del Bordeaux dell'epoca, fosse un giocatore veramente forte. Allora, quando ho riletto quella cosa lì, oltre ovviamente a darmi del pirla, chissà il tifoso milanista che cosa scriveva 10 anni fa. Allora, cosa ho fatto? Sono andato nel forum barra social network dei bimbi minchia per eccellenza per vedere 10 anni fa il tifoso milanista cosa scriveva. E qual è il social network per eccellenza dei bimbi minchia? Facebook. No, non è vero. Il social per eccellenza dei bimbi minchia è Yahoo Answer. Cosa ho fatto? Sono andato a prendere praticamente delle domande che venivano fatte 10 anni fa e cosa faccio? Darò delle risposte ai bimbi minchia dell'epoca. La prima domanda a cui andremo a rispondere è quella di un ragazzino che ha una foto che vi metto qua sotto, che non capisco chi sia, e chiede: ragazzi, ma quanto vi danno fastidio gli utenti tifosi che puntini puntini? La domanda di per sé, vabbè, a parte che adesso ci sono la gente che rompe le palle, ma non è quello. Ma la cosa più intelligente è questa, in cui scrive: Dom, due punti, quindi domanda: vi piace di più Messi o Torres? E quindi a quel punto già la domanda, uno dice: Messi o Torres? Ma la cosa più bella è: a questa domanda non mi interessa la risp. Allora io domando a te, persona che ha fatto la domanda: che cazzo fai la domanda a fare se poi vuoi che la gente non ti risponda? Comunque ti rispondo io: tra Messi e Torres, 10 anni dopo continuo a preferire Lionel Messi. Così è, ma proprio pallone d'oro più, pallone d'oro meno. Seconda domanda: ma come si fa, puntini puntini punto di domanda, nella classifica dei migliori giocatori under 23, Lavezzi è arrivato 14esimo e Hamsik 12esimo? Da questa domanda capiamo che probabilmente il tipo all'epoca era tifava per il Napoli. Poi vorrei aggiungere anche Santa Croce, miglior under 21-23 in circolazione. Voi che ne pensate? Santa Croce, oggi siamo nel, adesso siamo a settembre 2018, di Santa Croce nei migliori under 23, 10 anni dopo non abbiamo la minima, non sappiamo neanche che fine abbia fatto. Quarta domanda, metto gli occhiali così la leggo meglio: vorrei conoscere qualcuno che faccia fare un provino con AC Milan. Allora amico, tu stai chiedendo su Yahoo Answer che qualcuno ti faccia fare un provino per l'AC Milan, così, senza sapere niente. Il mio sogno, ci scrive sempre il nostro amico, il mio sogno è andare nel Milan come Ronaldinho The Assist, dovete vedermi giocare. Ora, caro il mio amico, io non so come tu giochi a calcio, però se giochi come Ronaldinho The Assist... Ma la miglior risposta sotto gliela dà un'altra persona. Vai da Lele Mora. È riuscito a far fare i soldi anche a Costantino. Sempre 10 anni fa, Scorpion 90 ci dice: bisogna rifare la squadra. 10 anni fa, eh? Bisogna rifare la squadra mandando via tutti i vecchi con le 2K e acquistando molti giovani e dei forti difensori. Caro il mio Scorpion 90, che oggi avrai la bellezza di 28 anni, quindi all'epoca ne avevi 18, ti dico una cosa: in realtà i vecchi li abbiamo mandati via. Il problema è che quelli nuovi che abbiamo comprato erano molto, 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 molto più scarsi rispetto ai vecchi che avevamo lì. Oh, attenzione. Domanda sul Milan, sempre 10 anni fa. Silvio Berlusconi ha davvero deciso di cedere la società? Pam, pom, pam, pom, pam, pom, pam, pom. Ciao a tutti, ci chiede sempre questo qua che non sappiamo come si chiama. Volevo chiedervi se secondo voi la società AC Milan sia veramente intenzionata a cedere le proprie azioni, virgolettato, non si sa perché azioni, al proprietario della Ferrero, anche considerando il risultato di ieri in casa del 2-2 con il Werder. Caro amico anonimo, prima cosa, di quei risultati col Werder che abbiamo pareggiato 2-2 in casa, io me lo ricordo e ne arriveranno negli 10 anni successivi di figure di...
ne arriveranno a bizzeffe. Però purtroppo Silvio Berlusconi non cederà le quote della società a Ferrero. Cosa farà il Milan l'anno prossimo? Ci chiede uno con le così. E la prima risposta è: lotterà per non retrocedere. Caro il mio Tano, non siamo retrocessi, quindi la tua gufata non ha avuto fortuna. Ah, questa è bella, ragazzi. Perché Toni non ammette di essere inferiore a Gilardino? Aggiorna, poi c'è un aggiornamento. Michela, mi sa che di calcio non ne capisci un cacchio. Ora, tralasciando l'ultimo commento sessista sulla povera Michela, caro il mio amico, anche per questa notizia 10 anni dopo ti do una risposta. Toni non sarà, la storia dirà che Toni non sarà inferiore a Gilardino. Ma qua attenzione che arriva una bella domanda, e per fare questa domanda io già me lo vedo quello che ha fatto questa domanda con questo cappello che così chiede: oh, ma chi è la squadra meglio? Innanzitutto partiamo da meglio, chi è la squadra meglio, quindi già abbiamo dei problemi sia di sintassi che grammaticali, e tralasciando la K iniziale, però 10 anni fa. La migliore risposta è: senza dubbio la C donzella, non è niente male, ma io sono di fede rossonera, quindi dico Milan. Non posso rispondere a questa domanda scritta chi è la squadra meglio. Curiosità interessante. Volevo comunicarvi, allora attenzione perché qua si fa, allarghiamo perché si fa interessante. Volevo comunicarvi questa bizzarra iniziativa che la società AC Milan ha stipulato per i terremotati dell'Abruzzo, per la raccolta fondi. Con il ricavato potranno essere costruiti nuovi stabilimenti ed edifici. I soldi però verranno ricavati da un gol di Digno. Sì, proprio così. Ad ogni gol di Ronaldinho in campionato verranno versati $10,000 dollari, poi perché dollari? Nelle casse del governo che provvederà alla ricostruzione. La domanda è questa: ma se siamo in crisi, il Milan quindi è in crisi economica, come ci possiamo permettere di versare 10.000, aperta parentesi, in dollari ad ogni gol di Ronaldinho? Spero che segni poco. Cosa ne pensate? Stellinate se non lo sapevate o se vi interessa. Allora, tralasciando lo stellinate e tralasciando che speri che i soldi non vadano ai terremotati, già questa cosa è terribile. Cioè, io spero che il Milan, piuttosto che il Milan rimanga senza soldi per una campagna questi, ma che i terremotati i soldi li ricevano. Questa roba che scrivi è incredibile. Cioè, non so dove tu, 10 anni fa, tu possa aver letto questa cosa. Tra l'altro, $10,000. 10.000, aperto parentesi, in dollari. Quando Favalli lascerà il nostro Milan, la società deciderà di ritirare il numero di maglie in suo onore? Mi dispiace per te, ma purtroppo devo darti una brutta notizia. Il Milan non ritirerà la maglia di Favalli. Giuseppe Favalli. Beppe Favalli.